Accade in secondo e la prima sopra. Se viene messa la prova, pazienza. Alcune persone quando vengono colpite da disgrazia si lamentano. Non si compiace, non si compiace che ciò che si dice. Dice perché io mi devo ammalare e fare non si ammala. E ti sento per esame. Quindi si aumenta con la lingua. Dice uff. O si mette a stancare. O si mette a maledire, a offendere. O per giovare. A porre le membra. Più casse. Rompe. E a sciocca giù. Si rompe, si taglia le vestiti. E anche più sciocca. Si tira i capelli. Si picchia la parola. Questo è un rifiuto con quelle membra. E alcune persone invece pazienti. E aspetta il padre con i sani e pazienta col cuore, con la lingua, con le membra. E questa pazienza è un obbligo per un'abilità di tutta l'uomo. E quindi se viene colpito da una disgrazia, cosa devi fare? È indispensabile che tu pazienti. Invece il rifiuto rappresenta uno dei peccati di giorno. Così la persona felice e la trova che davanti alla disgrazia paziente. Invece colui che è colpito dall'afflitto, quando viene colpito dalla disgrazia, rifiuta. E alcune persone quando chiedono come stai? Alhamdulillah. Dice Alhamdulillah. Che è l'ahbar? Che è il gioco? Fa come stai? La domanda di cosa? Dice tutto bene. Che è il come il cibo? Altro bene. Dice buonissimo. Che è il come il corso? Puntato. Perfetto, eccezionale. Te la rimane come la domanda? Te la rimane sempre, ringrazio la sparata, sempre dice bene. Invece è quella persona che dice per sé. Che è la carta, come stai a fare? Non lo so bene. Che è la carta, la sarà. Ah, come vanno le cose? E penso sono un po' male. E si prevedono ancora gli altri. Dei governanti. Entra dal malato. E a quello il marino meschino. E dice al malato meschino, tu marino. Guarda che sta. E non meriti di ti accada questo. La parte. Hai ferito il mio cuore. Guarda, ma io non posso fare niente per te, se avessi avuto in mano di fare qualcosa non avrei fatto per me stesso. E questo ospedale è l'ospedale peggiore sulla faccia della terra. E questo che ti cura non è neanche un medico. Pensi di dover qua brucia di morti, quindi magari la tua figlia sta un po' di genere nel mondo. E magari ti danno un po' di cibo per i cani. Questo è come l'esigenza rifiuta ciò che ti sta accadendo. Invece questo è per lo studente di Al-Qur'an, entra da malato. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Che sia una qualificazione, che non sia male per te. E quello gli dice che ricorda i versetti e gli hadith che parlano della pazienza. E gli dice guarda che Allah ti ama, e ti ha messo la prova, paziente,
الدرجات الله سبحانه وتعالى في الناس كلها الشهر يقول تعبدوا cosa gli dici? Tu vieni tutti i giorni, invece con l'altro gli dici non tornare più.